lontanissimo è andato. Ah, qua. Ma ci siamo già stati in realtà. Ma scusa, ma qua non ci andiamo. Forse si andrà dopo, sarà una parte opzionale. Non so, prova a vedere, perché può essere solo un livello, perché comunque è il picco. Magari non si cambia. Ah no, non mi fa andare, non mi fa selezionare. Ah, ti fa selezionare? Allora, niente. No, no, non è finito, perché... Anzi, quello è molto lungo, dura sulle 30-40 ore, più o meno. Già è finito, forse adesso è finita la prima parte. Eh sì, perché il duca si è spostato. Qua non vogliamo andare a vedere come si prende sto tesoro. Ma non si è capito, forse ci vorrà qualche abilità speciale. Ah, vabbè, può essere. O qualcuno che rintraccia, perché comunque non ha... Non si è sbloccato nulla di particolare. Ma dove vai? Beh, andiamo, continuiamo. Intanto è presto, quindi un'altra oretta continuiamo sicuro. Vai. Vediamo cosa succede adesso. Signorada, attendete un momento, per favore. Ah, che fatica. Mamma mia. Sono Raffaello, membro della Guardia Reale. Ah, lui si unisce al gruppo, forse. Ma già ti abbiamo conosciuto. Vabbè, è giusto presentarsi. Vi apprestate a varcare i confini del vicino regno di Aridosso. Ah, quello che era il principe Wario. Che... Abbiamo salvato la principessa Peach e quindi salvato il primo regno. E adesso ci apprestiamo a raggiungere il prossimo, il regno di Aridosso. Vediamo cosa vuole Raffaello. Sarei prudente, mia signora. Missione compiuta, devo fare ritorno a casa. Questo è inutile, quindi. Con il vostro permesso. Che cosa inutile mi hai detto, Raffaele? Che devi essere prudente, questo è. Inutile proprio. Avanti. Per tutto un mondo nuovo da esplorare. Non faccio che sudare. Resisti. Ah. Le palle? Vai. Punta su di me. Oh, bello, questi quattro morti in sincronia. Vai. Guarda che io a Link non cambia arma, eh? Ah, è vero, pure il vestito. Palle di mostro. Sto per collassare. Ah. Oh, un mix di tutto. Ma che goblin si sono messi gli occhiali? Non lo so. Però sembra avuti. No, non ho mai avuti. Aia. Vai. Oh, 9 mosse a 250. Ma questa è l'abilità che avevo, qual è? Eh no, era quella che fa addormentare un alleato per curarlo. Ah. Vabbè, non serve. Vabbè. No. Perché? Ah, ma perché sono goblin maghi, perciò hanno gli occhiali. Ah, ok, allora. Giustamente. Fai attenzione! Con gli occhiali sei un mago. Harry Potter. Vai col cavallo. Attacco in sella. Perché la prima volta ne ha colpiti due e ora ne colpisce solo uno? Non lo so. Collera divina. Ah, l'ho ucciso. Ah, l'ho ucciso in un colpo. Quindi perciò a volte fallisce. Quindi è utile. Potrei menare ancora un po' le mani. Allora, fette di goblin e palle di mostro. Vorrei tanto un bel pasto caldo. Esce la locanda, eh? Sono d'accordo con te. Sta facendo buio. Ah, non si accampano. Potremmo chiacchierare un po'. Lei. Lei cosa? Nelle tenebre più profonde. Di un suono sinistro. Duro. Che fifa! Mammina! Improvviso un'ombra balzò fuori dall'oscurità e disse... Lei cosa? Dov'è la mia faccia?
Che paura, wow. La conversazione proseguì per tutta la notte. Ma che te ne ha di questo? E infine giunse l'alba. Le batterie carichissime. Quanto entusiasmo, troppo? Sì, è uscito 2 minuti fa. Lo controllo. Sono proprio scordato. L'attacco. Andiamo, Blitz, attacco in sella. Menali, menali. Contro il diavoletto, vai, bello. Ah, adesso, vedi, ne ha colpiti due. Allora è a caso, forse. Zelda vuole fare colpo su Leon. Guarda. Dai, ma ancora perché questa cosa gioca? Ah, comunque quando si deve mettere uno di guardia, forse è buono mettere Link che è energico, quindi magari non si addormenta. Sì. Vortice di lame. È uscito sì l'episodio 4. Qual era quello? Ah, quello di Zelda. Non arriva Zelda, l'episodio 5 invece esce alle 10 stasera. Ancora stai facendo lo scemo. Però non fa niente questa cosa, perché non è che li fa scappare o roba varia, è proprio una cosa inutile. Perfetto. Dimenati. Temo che domani mattina sentirò qualche acciacco. Tu sei arrivato a livello 11. Leon sai di livello. No, però nessuna abilità nuova sbloccata, peccato. Uno di Link. Canaglia! Proprio l'abilità tua buona adesso, quell'esplosione è così buona che fuoco e fulmine sembrano molto scarsi. Infatti. Che uno le paragona. Perché tipo il fuoco vabbè colpisce solo uno, il fulmine colpisce di più, però non è a livello di quella. Ah no, siamo arrivati a 250 salvati. No, adesso ti metti a fare di nuovo lo scemo. Vabbè, però forse è buono perché poi se non lo fa attaccare. Che lo distrai, Quella è l'utilità. Tenaglia! Sono morti. No, ci mancava quella nuvola. Fatto. Solo qualche graffio. Non si è salito di livello. Ancora no. Dopo la tua Link. La locanda. Questa è la prima locanda da quando siamo usciti da quella torre. È una locanda molto importante. Eccoci, siamo ai confini di Verdalboria. Ah, vedi, quindi è proprio un altro regno. Eh sì, quello l'ha detto. Sì. Quindi adesso ci sarà tutto un nuovo, forse penso un nuovo re, chissà. Ah, può essere. Devo vedere poi chi mettere. Davanti a noi ora si stende la terra di Aridosso. Chissà che razza di posto sarà. Il nome fa un po' schifo, proprio pure Verdalboria non è che era tutta sa bellezza. Non vedo l'ora di scoprirlo. Beh, secondo le voci Aridosso è... Cosa? Dai, spara! Beh, ecco, non voglio rovinarvi la sorpresa! E dai, non si fa così! Beh, comunque... Ma schifo! Diamo il nostro addio alla landa di Verdalboria! Diamo il benvenuto alla terra di Aridosso! Aridosso? Prendiamo una nuova avventura! Salute! Hai salvato 250 abitanti di Mitopia. Potere divino! Pepiera più potente! La capacità della pepiera passa da 40 a 45. Oh oh oh! Io mi appino le ammendare, infatti. La gratitudine di chi ha salvato ha aumentato il tuo potere. L'intera Mitopia ti considera un faro di speranza nella notte. Ora continua pure a fare a pezzettini i mostri.
otterrà la tua prossima ricompensa a quota 300 visi. Datti da fare. Oh, oh, oh. Oh. Oh no! Andrà a donare la locanda con noi. Oddio, che si è pigliato? Aiuto! Sicone, non è te? Perché sono tornata pure così, vestita normale? Sono andata pure vestita? Che è successo qui? Successo? Ma siamo morti? Oh, 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 a quanto pare non te la stai passando bene, eh? Il duca del male Corona è comparso mentre dormivi. E ha messo in quarantena il gruppo. Perfino io non so dove si trovino. Ma se ti sbrighi potresti ancora riuscire a salvarli. Non c'è tempo da perdere! Oddio! Ehi, ma... Ah, dimenticavo, ha bloccato i tuoi poteri con una maledizione. Come se non fosse abbastanza, eh? Cosa? Affrontarlo in queste condizioni sarebbe un'impresa disperata. Quindi ti concederò un nuovo potere. Sono una divinità coi fiocchi, ammettilo. Ho anche aggiunto qualche nuova classe come omaggio della casa. Ah, veramente? Ah, quindi non puoi essere più mago di far cambiare. Ah. Che ha aggiunto quindi? Gatto, gatto giustamente. Diavoletto e scienziato. Dialogato di dati, ci credo pure. Allora, fai gatto. No, divento cantante. No, cantante no, dai, cantante di gay gay. Diavoletto allora. Ah, bello, mi sta pure bene. No, però scienziato. Aspetta, devi essere forte. Diavoletto voglio essere. Gatto, se no, questo non attacca perché fa solo con gli sgambetti. Ah, un po' inutile, secondo me. Gatto che fa? Ma io gatto non mi piace. Vabbè, dai, tipo Mario 3D World. Vabbè. Ad appartenere alla classe gatto. Cos'è ridicola, però. Bene, ora di mettersi in marcia, gattata. Oh, oh, oh. Oh, è tipo Animal Crossing, si è trasformata. Nel frattempo... Io no. Ah, io non ci sono più ormai. Uac. È un buon teletubbies. Sì. Dovacci d'erbola siamo. Ricordo che il duca del male è piombato nella locanda, ma poi buio totale. Deve essere stato quell'essere ignobile a rinchiuderci qui. Un momento, dov'è Ada? Non c'è traccia di lei. Ada sa badare a se stessa. Sarà già sulle nostre tracce per salvarci. Hai ragione. Possiamo sicuramente fidarci di Ada. Dio. E adesso? Quindi non ci siamo più. No. Adesso il cavallo giustamente. Non c'è più nessuno. Dice vabbè, devo per forza chiedere a quello. Vabbè, dico mi stai sempre in stanza col cavallo. Sì. Fin quando non si risolve. Hai mangiato tutto? Sono proprio uno di Animal Crossing. Vediamo un po'. Non è rimasta neanche una briciola. Oggi avevi proprio una gran fame. A saperlo succedeva sto fatto di facevo un rapporto più forte questo cavallo. Appunto. Vabbè, comunque se livello 4 non è male. Beh, chi lo sapeva? Vabbè, infatti chi ce ne ha pensato, sei il genere. Vabbè, quindi posso mangiare solo io. Vabbè. Ah, questo no, per te è inutile. Anche se vabbè, adesso tu giustamente sei gatto, quindi chissà cosa. Vabbè. Vabbè, questo lascialo semmai, che non si sa, ti fa schifo. Non faceva schifo. No, questo non l'hai mai mangiato. Sì, eh? No? Proprio tu l'attacco ce l'hai proprio scarso. Sì. E vabbè, rispetto alla magia. Va bene.
Antonio il banane. No, banana no. Dobbiamo riprendere per forza. Ah, sei, ah giusto, sei pure livello 1. Mannaggia. È tipo un po' premio mio, però. Ah, è vero. Beh, andiamo avanti. Vediamo cosa succede. Ah, ricordiamo che Gandalf ha preso il posto di Hagrid, eh? Che l'hai creato proprio tu. Gandalf l'ho creato proprio io. Poi ci sta il Mr. Quiz e di nuovo Kronk. Kronk ti dà del cibo, Mr. Quiz non si sa. Non si sa cosa fa. Deserto di Aridosso. Guarda, dei cactus fallici. Avanti. Certo, ma vorrebbe salire sul cavallo. Tu hai mangiato ieri sera? Ah, cammina a quattro zampe. Sembra che un po' hai perso... Ha perso la testa. Ci hai perso le braccia. Sembra che ci sia qualcosa sepolto qui. Scava, scava. Cosa? Non c'è niente. Delusione. Uff. Ho perso due punti vita. Gandalf ci sta molto di più. Vorrei ancora scavare. Vabbè. Ma è un tesoro più incredibile. Lo ammetto, soffro un po' di solitudine. Peccato per Blitz. Vabbè, ma sto Blitz è inutile. Non è la mia tornare nelle prime aree per potenziarti. Ah, scorpione, ecco. Fifone. Beh no, però sono scarsi di nuovo, quindi è calcolato proprio. Sono scarsi proprio come all'inizio. Eh sì. Ada vince. È stato facile. Scorpione cotto. Schifo. Deve essere buono, eh. Termitopia. Certo, non si è mai visto dove va nel deserto del cavallo che va a piedi. Appunto. Prego. Oh. Adesso dita dal caldo. Non sarà mica un miraggio. No, sembra vero, mi riposerò un attimino. Che succede? Ma ti sei curata? Oh, mi sento alla grande. Meglio di una seduta di agopuntura. Mi fa male la schiena, ci credo, stai così. Mi sa che poi potrei cambiare classe oppure no? Penso di sì. Dio. Tipo Lactus. Neck subito. Vai, attacca. No. No, attacca, attacca. È morto. Ada vince. Temo che domani mattina sentirò qualche acciacco. Livello 2. Ada sale di livello. Fila per bene gli artigli per causare più danni nell'attacco successivo. Vabbè, però è un'abilità stupida. Trucco di cactus. Mi pare un'abilità stupida perché non attacchi, ti potenzi solo l'attacco successivo. Quindi fa perdere comunque un turno, tanto vale fare due turni di attacco normale. 103 tagliandi di gioco. Ma io non voglio essere gatto, perché mi hai fatto mettere il gatto? Vabbè, è più particolare per il gatto, dai. Come gatto non l'avremmo messa nessuno. Però scusa, tu adesso mica puoi comprarti dei vestiti. Cioè sei seduto un vestito. Ottieni 30 tipi diversi di cibo. Il gatto e il cavallo. Ah, dimmi quella cosa di, del gatto con gli stivali con giubbino. Quando è diventato cavallo.